tema molto importante, estremamente sensibile, il tema della maternità, se non lo si affronta in maniera molto innovativa, perché se c'è uno sguardo interdisciplinare, un approccio molto innovativo che rappresenta uno dei leitmotiv del nostro Ateneo, cercare di affrontare la complessità con degli approcci complessi che mettono insieme saperi che vengono da dimensioni diverse per cercare di comprendere meglio il presente e anche il futuro. Come è il risultato di una ricerca che ha visto unite le forze del Dipartimento di Neuroscienze e Ginecologia insieme con il Dipartimento di Studi Umanistici e con il Dipartimento di Giurisprudenza. Abbiamo avuto anche l'intervento di colleghi di Unisogno. E perché è importante per me questo volume? Prima di tutto perché tratta un tema molto scottante, molto delicato, che è quello della nascita. Noi abbiamo affrontato sia il problema della nascita che quello delle cure rivolte a lei. All'epoca in cui abbiamo organizzato il convegno abbiamo avuto l'aiuto, l'appoggio della Regione Campania e questa sera sarà presente in rappresentanza della Regione Sebastiano Maffettone, che è il consigliere per la cultura della Regione. Sia per la tematica, sia per dimostrare che l'università non è una realtà chiusa in una turris eburnea, ma è importante per la crescita della società civile. È un tema che è stato affrontato in un modo singolare, cioè utilizzando sia le conoscenze scientifiche da parte ostetrica, pediatrica, neonatologica e sia le conoscenze storico-umanistiche da parte dei colleghi professori della facoltà di lettere e della facoltà di giurisprudenza per quanto riguarda il diritto, perché il tema della nascita è un tema estremamente congeniale con l'essere umani, con la nostra umanità. E quindi è stato da parte nostra un'idea di, secondo me, molto originale da portare avanti nel tempo, perché la ricerca scientifica, le nuove conoscenze debbono sempre confrontarsi con la nostra storia. Buonasera, sono Oscar Cardarelli, il regional manager di Fideuram, la proprietaria è il padrone di casa di questi spazi che noi da qualche tempo stiamo mettendo a disposizione della città. È ovviamente un'iniziativa di questa natura, aperta al mondo della cultura, al mondo dell'università ed anche al mondo della medicina in qualche maniera, è qualcosa che ci inorgoglisce. Stiamo tentando di valorizzare il territorio soprattutto dal punto di vista della cultura e dell'arte. I nostri spazi, questo e l'altro che abbiamo su Piazza dei Martiri a Palazzo Partanna, sono degli spazi che sono sistematicamente adibiti agli artisti napoletani in un ciclo di mostre e di eventi sull'arte contemporanea e non solo, che fanno riferimento alla cultura napoletana in particolare. Ci troviamo a Palazzo Nunziante, che è un palazzo dell'Ottocento, opera di Enrico Alvino, che forse è sconosciuto ai più perché è una sede che è stata di recente messa da parte della Fideuram anche a servizio della città, che loro hanno destinato parte del piano nobile ad uffici, hanno lasciato questo salone molto bello, affrescato, come sede per convegni, che è un fatto meritorio perché giustamente, come si diceva l'altra volta quando abbiamo fatto il premio Fanzago qualche settimana fa, questo salone poteva essere un bellissimo salone con delle scrivanie per il lavoro che svolge la banca. Cerchiamo sempre di creare un collegamento tra quelle che sono poi le istituzioni, sia pubbliche che private, e la città,
le parti migliori della città, ad esempio coloro che hanno a cuore il destino e la sorte di Napoli. E Palazzo Nunziante, in pieno centro, quindi in Piazza dei Martiri, è una sede anche prestigiosa, ben collegata e che può essere sicuramente al servizio della cultura della città.